Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti alla grande. Benvenuti in questo nuovissimo video. Attenzione, un video forse stratosferico, più bello di uno di tanti altri che avete visto. Perché attenzione, ve lo dico subito, così chiariamo immediatamente la cosa. Non c'è nessuno spoiler in questo video. In questo video ci sono solamente i personaggi. C'è Thanos, ci sono Iron Man, Thor, Captain America, tutti gli altri. Ma non fa da spoiler per chi non ha visto il film, quindi potete guardare il video tranquillamente fino alla fine. Ho deciso di fare questa cosa carina così, in tributo a Endgame, perché io sono un grande fan della Marvel e siccome il film mi è piaciuto tantissimo, io che l'ho visto, ho pensato di volervelo fare esattamente come il film. Però poi magari ho pensato che chi di voi non l'ha visto ci sarebbe rimasto male, e quindi potete guardarlo fino alla fine perché non ci sono spoiler. Io vi chiedo solo una cosa: per fare tutto il macello che vedrete, che ovviamente tutti i supereroi, tutti i vestiti, tutte le armi, tutti i superpoteri, la cosa più importante, che è quella che vedremo anche da Thanos soprattutto, ci è voluto veramente tanto tempo. Poi chi conosce realmente queste cose sa quanto tempo ci vuole, quindi mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale e non perdetevi per nulla al mondo questo video. Poi soprattutto commentatemi, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché veramente sarà qualcosa di distruttivo, cioè ve lo dico, sarà proprio bello bello bello. Bene ragazzi, allora eccoci in Avengers Endgame, quindi spero che questo video tributo possa piacervi a tutti quanti, anche per chi ha visto il film, perché comunque capite, chi ha visto il film non potevo spoilerare tutto, anche perché il film è uscito 2 giorni fa, quindi non so quando caricherò questo video, comunque penso qualche giorno, quindi magari non l'avranno visto tutti. Allora, facciamo un piccolo recap. Come vedete in questo momento siamo Thor con lo Stormbreaker in mano. Qui vicino a me c'è Nat, ovvero la vedova nera, Captain Marvel con i capelli tagliati. Cioè in effetti c'è un piccolo spoiler in questo video, ma sono gli stessi spoiler che stanno nel trailer, quindi niente di che. Lì ragazzi c'è Occhio di Falco, lì c'è Hulk, ormai il dottor Hulk dovrei dire, con quella super tuta. Abbiamo recuperato Ant-Man finalmente, Captain America e Iron Man, che non si sa da come è tornato, è riuscito a tornare, e grazie a Captain Marvel che ci ha aiutato, perché sì ragazzi, Thanos sta tornando praticamente sulla Terra dopo aver sterminato il 50% di noi, sta tornando per sconfiggerci. L'altra volta non avevamo né Captain Marvel, non avevamo Iron Man, non eravamo insieme e soprattutto non avevamo Hulk, perché l'ultima volta avevamo Hulk Buster, perché mi sa Hulk quanto sei alto. Allora, Iron Man sta tipo facendo una specie di sta cercando di attirare la nostra attenzione per cercare di dare un piano, perché non possiamo perdere anche questa volta. E lo stesso sta dicendo Captain America. Iron Man sta dicendo che Thor noi siamo arrivati in ritardo, te la stai prendendo con me? Praticamente se abbiamo ucciso Thanos è colpa mia? Scusa? Puoi venire là che ti dico due parole? Sapete, tra gli Avengers ci sono sempre delle discordanze. Scusa, vieni con me, vieni che parliamo un po'. Cos'è colpa mia? Perché dovrebbe essere colpa mia? Vieni, andiamo a parlarne là un attimo, dai. Non so se la cosa vi è chiara, ma ci sono... Oddio, cosa sta succedendo? Ci sono Thor e Iron Man che stanno praticamente litigando. Oddio, l'ha folgorato con la Stormbreaker. Non mi è chiaro il fatto per cui stiano litigando, però... che sta facendo? Oh mio Dio, sta tirando missili a motoggetto. Iron Man... La possiamo smettere di litigare, per favore? La possiamo smettere di litigare? Prova a folgorarlo, Thor, fallo calmare. Allora ragazzi, non ho ben capito cosa sta succedendo, però il fatto che Iron Man si è incazzato nero e io e Thor stiamo provando a fermarlo in poche parole. Allora facciamo così. Iron Man, calmati. Attenzione, oh mio Dio. Stiamo letteralmente folgorando. Ah, ma che botta. Ok, allora ragazzi, sapete che i poteri di Thor sono mezzi buggati? Basta! Guarda che casino sta facendo! Ma perché deve fare tutto sto bordello? Allora, fermo, allora facciamo una cosa. Folgoriamolo così. Allora, abbiamo il 4% di carica, dovrebbe essere sufficiente per un colpo solo. Ok, forse l'abbiamo calmato. Ce l'abbiamo fatta.
Grazie ragazzi, grazie per l'aiuto. Ok ragazzi, dopo questo litigio Thor Iron Man, che abbiamo fatto pace, fortunatamente si è ripreso, ha praticamente uscito un nuovo pezzo della sua armatura. Allora, Thanos sta arrivando e ci volevamo dividere per cercarlo, così potevamo fare prima. Quindi molto probabilmente faranno Nat, la vedova nera, e Occhio di Falco andranno insieme. Captain Marvel che ci deve lasciare andare su un altro pianeta, non so che cosa deve fare, grazie, sei molto utile. Proprio quando ci dovevi essere tu non ci stai. Vabbè, arriverà all'ultimo. E penso che Thor e Captain America vadano per i fatti loro, Iron Man andrà per i fatti loro e anche Hulk, ragazzi. Quindi ci divideremo in squadre e andiamo a cercare Thanos. Inizia a precedervi, anche perché ormai il sole... Oh, ce la fai a volare? Mica, se fossi si erano dei sistemi di volo. Anche perché ragazzi, dopo la prima sconfitta con Thanos, non penso che la cosa migliore sia arrendersi così. Allora, il sistema di volo di Iron Man devo dire che è abbastanza figo. Dove stiamo andando prima di tutto? Ah, cerchiamo di andare in città, vediamo se Thanos si vede qui da qualche parte. Vi ricordo che non siamo in tantissimi, cercheremo comunque di sconfiggerlo in un modo o nell'altro. E... aspettate un attimo, ma non è che Thor quando maschera inventata a terra mi ha rotto, devo fare una prova un attimo, mi ha rotto i sistemi di aggancio? No, non me li ha rotti, ok, pensavo me li avesse rotti. Questo funziona ancora? Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, sì, funziona ancora tutto. No, sapete, penso Thor mi avesse scaraventato, me ne avesse rotto. Ok. Ok ragazzi, come vedete in questo momento siamo Hulk, che ha praticamente deciso di lasciare indietro il povero Captain America. Fatemi sapere se i vestiti mi piacciono, i poteri vi piacciono, vi piace tutto quanto, perché comunque penso che la cosa sia veramente fighissima. Hulk, riesci ad andare dritto, per favore, dritto, non ti sto chiedendo tantissimo. Ok ragazzi, siamo arrivati qui, Captain America ancora non è arrivato. Sento qualcuno che sta facendo un casino, potrebbe essere uno dei figli di Thanos, che questa volta vedremo di non perdere, solo perché l'ultima volta non avevamo Hulk Buster. Va bene, vediamo dov'è. Eccolo, arrivo! Ah, l'ho preso? L'avrò preso, sta scappando, prendilo! Ce la puoi fare Hulk, prendilo! Ce l'abbiamo dietro, tirale dietro, ce l'hai dietro! Fallo tuo! Devastalo! Oddio, che sta succedendo? Oh mamma! Dov'è? L'ho perso di vista! Oddio, no! Ah, no, mi ha preso, mi ha lanciato, mi ha spaccato a terra, mi ha buttato a terra! Adesso ti faccio vedere io. Madonna, l'ha distrutto, prendilo, aggancialo. Ah, l'ha fatto volare. Oddio mio, l'hai fatto letteralmente volare. Il colpo di grazia. Picchialo, scassalo. Dov'è Captain America quando serve? Oh, ce l'abbiamo fatta. Muori, schiatta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oddio Hulk, quanto stai saltando in aria. Non lo fare. Madonna santa di Cristo, che cos'è questo tipo? La fine dei giochi, dove Thanos dovrà vincere. Allora, come sapete, ho già eliminato Spider-Man, ho già eliminato Black Panther, Doctor Strange e tanti altri, ma ne mancano alcuni. Ho lasciato andare i miei figli, ma penso che già qualcuno purtroppo sia morto. Ed inizia già a essere tutto equilibrato come dovrebbe essere. Detto questo, ricordatevi che Thanos ha il potere delle gemme dell'infinito, le fantastiche 6 gemme dell'infinito, che possono aiutarlo. Allora, quei due lì penso di non avermi visto. Li ho visti già sulla Terra l'altra volta quando ho provato a ucciderli. Ah, va bene. È ora di usare forse la gemma della realtà. E così sia. Vai. Oddio, non mi hanno visto. Oddio, ragazzi, non hanno visto Thanos. Poveri sciocchi, non mi hanno visto. Ehi, ragazzi. Oddio. Li ha fatti diventare un maiale. Oddio. Ha fatto diventare la vedova nera e Occhio di Falco maiale un chihuahua. Volete che vi riporti al stato di prima? Ci riprovo. Un puma. Oddio, Thanos si sta letteralmente divertendo. Maschi. Cos'era? Un altro maiale. Oddio, sono spariti. Ok, ragazzi, Thanos ha fatto fuori indicibilmente la vedova nera e Occhio di Falco in un secondo. Sento Hulk? Chi è questo tipo che fa tutto sto casino? Oddio, chi è che mi ha buttato giù? Ragazzi, mi hanno letteralmente scaraventato giù. Mi sento teletrasporto. Oh. Ok, non so cosa sia successo. Penso che Hulk mi abbia colto di sorpresa e stavo praticamente cadendo giù. Dai Hulk, fatti sotto. Ok ragazzi, Hulk ci ha raggiunto. Hulk, fatti sotto, che stai aspettando? Non ti fai sotto? Ci penso io. Oddio mio.
ho usato il quarto dell'infinito per... Penso sia la gemma dell'anima questa. Fatti sotto. Ok. Oh, oh, le sto prendendo, Hulk. Va, te ne va, levati. Ora ti faccio vedere una cosa che non vedrai mai, ragazzi. Thanos sta per usare... Oddio, che buono! Thanos, sta a farti battere così da Hulk. Allora, sto per usare la gemma dell'anima per togliergli l'anima dal corpo. Oh mio Dio! Vieni qua. Sparisci. Oh mio Dio, ragazzi, Thanos è fortissimo. Ragazzi, è qualcosa di... Hulk, non ti basta? Ah, bene, ti faccio vedere una cosa che molto probabilmente non vedrai mai più. Guarda che cretino, si è impallato lì. Prendi questa, vediamo se sopravvivi a questa. Ve lo ricordate questo attacco, ragazzi? Cristo santo! L'ha fatto totalmente planare! Ok, ragazzi, la situazione si sta facendo complicata, perché sono arrivati Iron Man, Hulk e c'è anche Captain America che... Ah, aia, ok. E ora, io direi che è ora di finirla. Attacco speciale, schiocco di dita. Guardate adesso che succede. Ah, non me l'hanno fatto schioccare! Bastardi, aia! Ok, ora... Forse dovrei eliminare Captain America, che è il primo che è un arrogante. Dove stiamo andando? Oh, abbiamo preso Hulk, sì. E vai a schioccare, porca miseria. Ho capito bene cosa stiamo facendo. Senti Iron Man, mi hai rotto. Te lo dico con tutto il cuore. Allora, stanno arrivando i vostri rinforzi, vero? Vediamo se riuscite a fermare questa, va. Te la ricordi questa mossa? Me la ricordate? Me la ricordate? Oddio, sta facendo cadere meteore dal cielo come niente fosse. Perfetto. Hulk, mi hai seccato. Levati. Ah, quella è Captain America. Che vorresti farmi? Vediamo, che sai fare? Lo so, sei rimasto immobilizzato. Sta fermo, ti tolgo l'anima. No, mi ha assorbito. Levati. Levati anche tu. Ora di assorbirvi l'anima a tutti quanti. Oddio, ragazzi, sta assorbendo tutto. La gemma della realtà dovrebbe aver avuto... Cioè, dovrebbe essere finito l'effetto della gemma della realtà su tutti un po'. Oddio, ha fatto diventare Captain America di pietra. Non ci credo, ha fatto diventare di pietra, ragazzi. C'è quell'aereo, cosa vuole quell'aereo? Ha fatto diventare un aereo di pietra. Hulk sta per colpire. Ok, ci ha fatto veramente male. Chiamate tutti i rinforzi che volete, non basterà farmi fuori questa volta, ve lo dico. Vieni qua. Tu ora te ne vai lì e ti prendi una meteora addosso. Ragazzi, questo attacco è spettacolare. Oddio, Capitano America è morto. Oh mio Dio, è morto. Aia. Ok, fermi. Ora sono veramente stancato. Qui ci vuole un buco nero. Dai, vai intorno al buco nero. Questa, ragazzi, è un'abilità molto bella di Thanos. Crea dei buchi neri e i suoi nemici gli girano attorno. Esattamente così. Dai, venite qua. Sentite, ora mi avete veramente stufato. Invece di fare lo schiocco vi faccio vedere una bella cosa. Guarda adesso che succede. Oddio, che... Oh mamma. Avete visto? È questo quello che posso fare. Ciao vedova nera. Questa volta per sempre. Ciao Hulk. Ciao Captain America. Ciao a tutti. Non so, siete rimasti veramente impietriti da tutto ciò. Oh mio Dio, ragazzi, sta disintegrando uno a uno. E non riescono a fare nulla. È rimasto solo Occhio di Falco. Ha disintegrato pre Captain America. Ecco perché non potrete mai vincere. Perché io sono Thanos, il titano. Scomparsi nel nulla. E ora, ragazzi, figli miei, tornate all'astronave. E darò una ripulita a questo pianeta una volta per tutte, come si deve. Vinto, non ha più nemici, è ora di disintegrare una volta per tutte questo pianeta. 1, 2, 3. Ora dovrebbe succedere il bordello di regola. È stata la fine di tutto. Thanos ha praticamente scatenato un cataclisma micidiale su tutto il mondo. Ci sta il terremoto, cadono le meteore dal cielo. Aspettate che adesso do il colpo finale. Ha scatenato praticamente un cataclisma micidiale con meteoriti che cadono dal cielo, terremoti, ragazzi, di tutto e di più. Sta esplodendo praticamente ogni tipo di cosa. Ragazzi, sembra che Thanos ha vinto e che l'endgame sia finalmente arrivato. Col suo guanto dell'infinito sta continuando a distruggere praticamente tutto lo Santos, tutto ciò che rimane della Terra. Non possiamo fare più niente, ragazzi. Thanos ha vinto. Tutti quanti impietriti e polverizzati, esattamente come nel film. Thanos ha distrutto tutti gli Avengers, non rimane più nessuno in grado di fermarlo in tutto l'universo. Se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, un commentone, magari ci possiamo fare una serie. La facciamo bene, se vi sta piacendo, se vi è piaciuto, non so, ditemelo, fatemelo sapere, perché potrebbe essere veramente una cosa figa. Mentre ci sono tutti i superpoteri, tutti i supereroi, cioè si può fare veramente di tutto. Essendo GTA, cioè, stiamo parlando di GTA, non stiamo parlando di un gioco apposito.
Io vi ringrazio per stati anche come quest'oggi, spero il video vi sia piaciuto, come Gozzo, e grazie a tutti quanti, mi raccomando andate a vedere Avengers Endgame perché è fighissimo. Noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Come Gozzo, è bella per voi, ciao!